ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi sono bionda. Oggi mi andava così, mi andava di essere bionda. Questo è il video dei regali di Natale. Che cosa ho ricevuto a Natale? Non voglio perdermi in chiacchiere, anzi voglio iniziare subito. Allora, iniziamo dal primo regalo. Come potete leggere dalla borsa, si tratta di Carpita. Questo è stato un regalo della mia mamma. Ed eccolo qua. È molto 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 carino, è bello, infatti sono rimasta molto contenta di questo regalo. Ha questa rouge, se posso dire così, qui sotto, si apre in questa maniera. Poi è morbido, è proprio bello anche al tatto. E vabbè, all'interno c'ha qui sia qui, l'ho scoperto per le monete. Sto togliendo i soldi che c'erano all'interno. E all'interno poi è fatto così, ha un sacco di inserti per le carte di credito. Io per il momento ci ho messo la patente e la PostePay, che è quella che insomma mi porto quasi sempre di più in giro, perché io dovete sapere che io perdo molte cose, quindi sono abbastanza distratta, quindi ho paura di portarmi altre cose e mi porto la PostePay, vabbè, la patente, così ce l'ho sempre dietro. Ci sono un sacco di scomparti, poi c'era anche uno qui. Non so dalle altre parti, però qui, come scaramanzia, quando si regala un portafoglio si mette qualcosina di soldi all'interno, anche un qualcosa di simbolico. Non si regala mai il portafoglio vuoto. Mia mamma mi aveva messo tipo 5 euro all'interno, ho detto wow, grazie, fantastico, perché il portafoglio mi era piaciuto tanto. Insomma, poi mi ha detto, quando l'ho chiuso, mi ha detto ma tu secondo me non hai visto bene. Infatti poi, scavando negli altri scomparti, ho trovato qualcosina in più a livello di money. Ha detto tieni, così compri quello che vuoi, anche perché lei sa che io sto aspettando insomma i saldi per acquistare qualcosina in più. Mi ha detto così compri quello che più ti piace, quello che vuoi. Thank you mommy! Che poi vabbè sarebbe il regalo di mamma e papà insieme, solo che sono sicura, convinta, anzi mi gioco la testa, che il portafoglio è andato a sceglierlo mia madre. Questo è stato il regalo di Celeste. E come potete vedere, la busta si tratta di Maison du Monde. Quando ho visto questa busta, no, da parte sua, io sono rimasta così, perché ho detto quando è andato questo alla Maison da solo a prendere le cose. Mi sembra altamente impossibile, perché lui odia andarci con me, perché tipo gli faccio passare le giornate intere. Però non lo so, io ho visto la busta e sapevo già che qualsiasi cosa ci fosse stata all'interno, io ero felice. Ragazzi, ho trovato nel suo regalo, perché poi questo è stato, diciamo, il pensierino, così mi ha detto lui. Di questo me ne avevo parlato e sono felicissima di averlo trovato sotto l'albero. E si tratta del set, questo per il sushi da due. Visto che noi stiamo già iniziando per il nostro futuro insieme ad acquistare qualcosina, poi vi racconteremo nel maggior dettaglio, però stiamo già iniziando a comprare qualcosina per il nostro futuro, che non si sa se è breve o lontano, poi vi racconteremo. E sono stata felice come una Pasqua di trovare questo regalo. È bello ragazze, in pratica questi due piattini, le due ciotoline qui per la salsa di soia e i due porta poggiabacchette. Bello, molto molto bello. Le bacchette non sono decorate, sono molto semplici. Mi sarebbe piaciuto se all'interno non ci fosse stato, che ne so, anche solo verso la fine delle bacchette il richiamo dei piatti, insomma, di tutto il set. Però è molto fine, molto carino. Io poi ho toccato con mano i piattini, le varie cose, e sono molto, molto, molto belli. Guardate quanto è carino, no, io lo amo, perché poi a me piace tanto il sushi. Con il tempo Celeste anche lui è diventato bello patito di sushi. Ogni tanto mi fa andiamo all'Orgiugente, dico ho creato un mostro. Questo mi ha detto Celeste che è stato un pensierino, perché alla fine ragazzi, allora non è come ben sapete, stiamo insieme da tantissimo tempo, quindi c'è anche quella confidenza in più maggiore. Insomma, non mi serviva niente a livello di make up o cose per il corpo, non mi serviva veramente niente. Quindi lui sapeva che adoravo questo set sushi ed è stata una cosa molto utile e molto bella. Insomma, è stato un regalo per entrambi. E poi alla fine io volevo qualcosa
di abiti, no? Perché mi piace cambiare come un po' tutte. E che cosa abbiamo deciso? Quindi faremo i nostri regali con i saldi. Abbiamo pensato di partire dalla mattina e quindi farci dalla mattina mangiare qualcosina, che ne so, nei centri commerciali, cose del genere, e andare sia a Campania che alla Reggia, no, se conoscete questi centri commerciali. Poi ho ricevuto un altro suo regalo, che si tratta di un completino intimo molto sexy. Io volevo farvelo vedere, però lui mi ha detto no, voglio che lo fai vedere dopo Capodanno, ok? Il motivo non mi è ancora ben chiaro, ma vabbè, nel dubbio ve lo faccio vedere dopo Capodanno. Lì ho ricevuto questa bellissima borsetta blu piccolina che c'ha la catena in oro, ho ancora anche la targhetta perché non l'ho ancora utilizzata. Ed è troppo bellina. L'interno è fatto così, mi piace, è un bel colore. È stata da parte di un'amica. Poi ragazzi, ho ricevuto altri regalini, pensierini da amiche. E io volevo, a me piace leggere, e volevo leggere qualche libro. Soltanto che io non ho più spazio. Infatti qualche libro che avevo ho dovuto darlo via a malincuore, perché non sapevo più dove metterlo. E ho ricevuto come regalo di Natale diversi libri in formato ebook. Allora, il primo che ho ricevuto è stato La ragazza del treno. Io so che hanno fatto un film, ma io questo libro non l'avevo ancora letto, quindi non so nemmeno il finale, non so niente, e mi intriga davvero tantissimo. Poi ho avuto diversi libri di Kinsella, che io adoro perché fa dei racconti, che dei libri che sono troppo sfiziosi, realistici, ma allo stesso tempo anche secondo me un po' humor, che raccontano di queste donne, mi piace. Sono stata molto contenta perché poi mi piace leggere, specialmente la sera con il Kindle, bello, bello, bello. Anche su Facebook, no, girano tanti link che a Natale tutti quanti sono stanchi di ricevere pigiami e mutande. Io, dovete sapere una cosa, io se a Natale non ricevo un pigiama, ma piglio collera. Io a Natale voglio il pigiama nuovo, io lo dico a tutti, se volete regalarmi qualcosa, regalatemi un pigiama. Allora, faccio vedere il regalo di mia sorella. Mia sorella mi ha regalato questo fantastico, fantastico pigiama di The Zenis, tutto morbidoso, peluscioso, proprio come piace a me. E poi c'ha queste gambette di polletto, no? Che sono bellissime. Allora, non è troppo doppio, no? Non sono quei cosi di pile enormi, però se dovete sapere, raga, quanto mantiene caldo sto cavolo di pigiama, è una cosa incredibile. E poi è bello perché è confortevole. Io mi rilasso tanto quando mi ficco d'inverno in questi pigiamoni tutti pelusciosi. Per me è, non lo so, appena metto il pigiama così tutto peluscioso, io mi rilasso. La parte sotto invece è il pantalone con questa fantasia che richiama in pratica il pantaloncino delle gambe della follettina o follettino, ed ha la stessa trama. Abbinato a questo pigiama ho trovato dei calzini, e là la fissazione dei calzini morbidi e pelusciosi, nemmeno quella mi morirà mai. Voi mi dovete dire se questi calzini non sono fantastici. Io trovo che siano, non belli, bellissimi. Sono belle, ragazze, no, sono belle. C'hanno questi pacchettini sopra che poi non danno fastidio, perché io quando metto le... Oddio, il sole, scusatemi, quando io metto le ciabatte non danno fastidio, escono fuori dalla ciabatta e sono fantastici. Invece poi faccio vedere dei regalini che ho ricevuto dalle aziende, anche questi sono stati dei regali veramente apprezzatissimi. Allora ragazze, inizio con NYX. NYX mi ha regalato questo bellissimo set con le soft matte lip cream. Allora, voi sapete che io adoro le cose matte, quindi per me ricevere un pacco del genere è una felicità assurda. Ne ho provate due, sono 36, quindi mi ci vuole un po' di tempo per provarle tutte. Invece, sempre nel pacchetto di NYX, c'era questo fantastico pallone, questi palloncini che io adesso appenderò per Capodanno, quindi penso che per il 30 sera o proprio il 31 mattina li gonfierò e li metterò appesi in stanza. E poi avevo ricevuto nel pacchetto un set di pennelli che adesso in questo momento è a lavare.
Però se siete curiose, su Instagram ho messo la foto, quindi se volete vi lascio giù nell'info box il link per Instagram, oppure vi lascio il nome scritto. Questa l'avete già vista, ve l'ho fatto vedere nei consigli di regali di Natale ed è stata la box di Lush, dove ci hanno scritto davvero delle parole molto carine sia per me che per Celeste, è stato quindi un regalo per entrambi. Invece poi c'è stato, questo lo devo chiamare un regalo perché sono fantastici, ho ricevuto due buste piene zeppe di prodotti di Kiko, con anche i nuovi pennelli, che ragazzi, i nuovi pennelli, ma quanto sono morbidi! Infatti vi voglio fare un video dettagliato, se vi fa piacere scrivetemelo giù nei commenti, se volete un video dettagliato di tutti questi prodotti che vi faccio vedere, hanno una morbidezza assurda. E poi ci sono 5 colori pazzi di rossetto che sono usciti ultimamente. Allora, io indosso oggi una parrucca, questi non sono i miei capelli, e meno male, perché io bionda mi ci vedo un mostro. È una parrucca bionda, io l'avevo presa proprio per sfizio, perché io me l'ho fatta mezza volta bionda e stavo malissimo. Ho detto voglio provare sta parrucca, e in effetti non è che mi doni tantissimo sto biondo, anche perché voglio comunque tagliarla, perché adesso vi faccio vedere, questi capelli sono più lunghi di me. Mi arrivano praticamente ai fianchi, sono troppo troppo lunghi, però voglio tagliarli perché nei video è molto carino, anche magari se voglio farvi una proposta per un make up sui capelli biondi, che secondo me può donare sui capelli biondi. È una parrucca praticamente sintetica e me l'ha inviata a questo sito che si chiama Everyday Wigs. Ha delle parrucche molto belle. Allora, queste sono sintetiche, però non sono come quelle dei cinesi, lucide, oppure anche sotto al sole, insomma, che si vede proprio che sono di plastica. Queste penso che comunque non si possano piastrare, oppure sì, vi passi la piastra leggera, però poi rischiate di rovinarle. Però non sono, vedete, alla luce del sole, lucidi, di plastica, plasticosi, e sono molto molto belle. Io devo dire la verità, raga, mi sono pentita tanto di non aver preso quella color magenta, rosso magenta, come avevo io i capelli una volta. Era tipo tutta riccia di questo color magenta. Secondo me mi sarebbe stata una bella. Quella, porca misera, l'avrei messa anche per uscire. E dice, visto che io sono una curiosona, a parte sapere il regalo più bello che avete ricevuto, quello che vi ha reso più felice, voglio sapere il regalo che avete odiato di più quest'anno. Cioè, quello più brutto, quello che più mi ha deluso, quello che non vi aspettavate, insomma, che quando l'avete aperto ci siete rimaste di me. Quindi, nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere il vostro regalo più brutto che avete ricevuto. E nulla, ragazzi, noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Io vi mando un mega bacio, alla prossima. Ciao!